Aspetta! Yeah! Ecco chi è! Ecco chi è! Il giocatore delle corse dei cavalli! Bugiardo! Bugiardo! Con questa faccia da bugiardo! Era tutto uno scherzo, sono un bugiardo! Daniele, sono io. Sono giocato tantissimo e ho perso tantissimo, e quando qualcuno mi chiede quanto hai perso, perché quando ti intervistano vogliono sapere quanto hai perso, la gente vuole sentire i soldi, vogliono sapere quante case, quante auto, quanti Ronaldo ti sei giocato, vogliono sapere i soldi, e io rispondo sempre che ho perso 7 anni, perché i soldi vanno e vengono, ma il tempo non te lo ridà nessuno. Sono andato sul ponte dove la gente, proprio da secoli, si butta di sotto. Io ho iniziato a pensare a tutto quello che sarebbe successo dopo. Io ho iniziato a pensare a tutti quelli che il giorno dopo avrebbero scritto RIP sulla mia pagina Facebook. Ho iniziato a pensare a tutti i miei colleghi che avrebbero raccontato al mondo aneddoti di vita meravigliosa passati insieme a me, cose ovviamente mai successe. E ho pensato a qualcuno più intraprendente che magari avrebbe organizzato un festival di comicità intitolato al mio nome. E ho pensato che avrebbe potuto vincerlo uno che mi sta sul cazzo. E allora sono tornato a casa. Entro e non so neanche come dire, non so neanche come si chiama, non so neanche cosa sia. Allora dico, dottore, io ho questo problema che gioco d'azzardo e non riesco a fermarmi. Qui non c'è niente, la Bayer non ha fatto nulla. Delle punture? Cioè, domanda lui a me. Delle punture? Dico, non so, dottore, che tipo di approccio. Cioè, perché secondo me se ti do quelle che fanno bruciare tanto il culo, tu ti distrai e non pensi più al gioco d'azzardo. Allora, apro Google e nella stringa di Google scrivo: Google, ascolta. 2 punti. Gioco d'azzardo e non riesco a fermarmi. Invio. E mi sono venuti fuori, credetemi amici, 253 siti di casinò online, tutti che mi dicevano vieni da noi, se non riesci a smettere ti diamo dei bonus di benvenuto che non hai mai visto in vita tua, vieni da noi, siamo aperti sempre. E poi in fondo trovo delle altre cose. Allora, intanto era vero quello che mi aveva detto un mio amico, è una malattia. GAP, gioco d'azzardo patologico o azzardopatia, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E lì ti dico la verità, quando l'ho letto io mi sono sentito anche un po' importante. E poi trovo un'altra cosa. Gruppi di auto mutuo aiuto. Si usa solo il nome. Sono sempre qualcosa anonimi. Ed è bello, no? Sono gli alcolisti anonimi, sono i più famosi. Beh, resi famosi da tutta una cinematografia che esiste sugli alcolisti anonimi. Cioè, nei film americani ogni tanto ce li mettono a cacazzo quando non serve. Sì, fateci caso, nei film americani c'è di solito il protagonista a un certo punto si trova agli alcolisti anonimi, non si capisce perché, non c'entra niente con la storia, sì, lo devono mettere, deve essere una cosa del governo, non lo so. Questo qua, ciao, sono Jack, non bevo da 4 anni e mezzo, bravo Jack, e poi riparte il film. Ciao, sono Daniele, sono un giocatore compulsivo. Ora, sarebbe bellissimo, adesso io le dico questa cosa e voi tutti che siete qua, ciao Daniele, così io mi sento a casa, da qui lo spettacolo decolla, ok? Ok, allora. Ciao, sono Daniele, sono un giocatore compulsivo. Ciao Daniele. Bravissimi. Secondo me non è la prima volta che lo fa. Tutto aiuto, ho deciso di fondarne uno mio che si chiama Inadeguati Anonimi. Ci si presenta così. Ciao, sono Daniele Raco e sono un uomo.